La drammatica e terribile cultura della violenza, della sopraffazione, dell'umiliazione. Tante le realtà del terrore che si consumano spesso, purtroppo, Signora, nell'indifferenza. da quanto tempo Le succede? donne e il coraggio di denunciare, di iniziare un percorso di vita nuova, con il Da supporto di quanto tempo? strutture a loro dedicate, come il centro antiviolenza Vite di Giada di San Valentino Torio, legato ad Agro Solidale. Sono decine le richieste di aiuto ed un team di professionisti ed esperti pronto ad aiutare le donne ed i loro figli. Cambiare, migliorare, avere una visione di futuro che si allontana dalla violenza. La donna, quando ha bisogno di supporto del centro antiviolenza, si può rivolgere al centro sia chiamando al numero verde che è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, o anche spesso arrivano le donne sia indirizzate dalle forze dell'ordine in seguito a denuncia o indirizzate dai servizi sociali territoriali con i quali lavoriamo strettamente in contatto. Infatti, il centro antiviolenza Vite di Giada, che è un servizio istituzionale dell'azienda consortile Agro Solidale, le richieste che arrivano appunto ci restituiscono l'immagine della violenza che è appunto trasversale perché riguarda donne sia giovanissime ma anche donne adulte. Sia madri, ma anche a volte che non sono genitrici ancora. Spesso c'è la presenza di figli di diverse età, trasversale anche perché le donne hanno un livello sia culturale, sociale e anche titoli di studio diversi. Quindi viene la giovane donna, magari ancora studentessa oppure diplomata, ma anche la professionista. Una donna che vive una situazione di violenza spesso si trova in un momento di solitudine, si sente sola e non sa cosa fare, a volte è confusa. Quello che possiamo dire è che nessuna decisione verrà presa senza il suo consenso, che quindi può anche chiedere un ascolto telefonico, può chiedere delle informazioni, quindi può recarsi al centro già solo per fare un primo passo e uscire da quella solitudine. Le figure che trova presso un centro antiviolenza sono tutte figure di professioniste donne, come prevede la normativa. Ad oggi abbiamo preso in carico da un anno e più di servizio del centro antiviolenza nell'Agro Solidale quasi una cinquantina di donne. Il lavoro congiunto con i servizi sociali territoriali è fondamentale proprio perché è solo un lavoro di rete che permette di aiutare a 360 gradi la donna, in vista anche della fuoriuscita della donna dalla situazione di violenza. E infatti per questo spesso vengono attivati anche percorsi di orientamento al lavoro, proprio perché è fondamentale per le donne, per fuoriuscire dalla violenza, anche l'indipendenza economica, il restituire alla donna l'autonomia personale.